Ciao a tutti da Mimmo Deli Paoli e benvenuti ancora in questo canale Cucina, Musica e Poesia. Oggi facciamo una cosa che proprio rappresenta veramente, è proprio un po' il top delle preparazioni. Oggi facciamo una delle regine dei dolci italiani che si fa soprattutto per Pasqua nel sud Italia, ma soprattutto a Napoli, in tutta la Campania. Vi parlo della pastiera. Una vera regina. E allora oggi faremo insieme la pastiera, vi dirò come fare, non è molto complicato, però è un dolce buonissimo che a Pasqua non può mancare. Allora, adesso vi faccio già vedere gli ingredienti che io ho scritto qui chiaramente. Allora, ci vogliono per la pasta frolla 500 g di farina, 200 g di zucchero, 200 g di burro. Poi ci vogliono tre uova intere, scorza grattugiata di limone e un pizzico di sale. Invece per il ripieno avrete bisogno di un barattolo di grano cotto, grosso modo 500 grammi, anche se un po' in più fa nulla, 150 grammi di latte, ancora 40 grammi di burro, 5 uova intere, 500 grammi di zucchero. Poi ci vogliono 500 grammi di ricotta e ancora allora ci vogliono due fialette di aroma di arancio, fiori d'arancio, poi questo va anche a gusto, potete anche metterne una se vi piace meno, insomma, e quant'altro. Poi ancora un cucchiaio di zucchero vanigliato e ci vuole della frutta candida a pezzettini. Io qui ho indicato 90 grammi, ma potete anche metterne un po' in più o di meno, insomma. Io consiglio di mettere l'arancia candita e il cedro candito. Poi a chi piace invece la macedonia di frutta candita può mettere anche quella. Però ripeto, io consiglio cedro e arancia. Questi sono tutti gli ingredienti. Vedremo adesso le varie fasi di preparazione. Allora, eccoci qua. E adesso entriamo nella fase proprio calda, concreta della pastiera. Io mi sono già preparato tutto, non so se potete notare, ho preparato già la pasta frolla, ho preparato il grano cotto e ho preparato una crema a base di zucchero, uova e ricotta che poi aggiungiamo al grano e anche i canditi. Qui ho messo arancia e cedro candito. Allora, adesso vi dico un po' il procedimento. Allora, voi cominciate a prepararvi la pasta frolla, eccola qui. L'ho preparata con 500 g di farina, 200 g di zucchero, 200 di burro, poi tre uova intere, la scorza di limone e un pizzico di sale. Il procedimento: io ho messo prima i 200 g di zucchero con le scorzette di limone, le ho frullate. Poi ho aggiunto tutti gli altri ingredienti, ho lavorato, l'ho fatta nel robot e ho ottenuto questa palla di pasta frolla che ho messo da parte, ho messo in frigo a riposare. Poi a parte mi sono preparato il grano cotto, eccolo qui, vi faccio vedere la confezione di grano che si compra, questa è una di quelle che ci sono in commercio. Il grano si prepara, allora, i 500 anche abbondanti di grano cotto in barattolo, poi si aggiungono 150 grammi di latte, 40 grammi di burro e si fanno andare. Io l'ho fatto, vabbè, io ho i bimbi, quindi 10 minuti, 100 gradi, velocità 1, ma si può fare anche sul fuoco in una pentola, 10-15 minuti, si mescola bene e si lascia riposare. A parte ho preparato una crema con, allora, 5 uova, 500 grammi di zucchero, li ho frullati, si possono fare, ripeto, nel robot, con una frusta, con un frullino elettrico e quant'altro. Poi ho aggiunto i 500 grammi di ricotta, due fialette di profumo all'arancia, di essenza di arancia o anche fiori d'arancio, e poi un cucchiaio di zucchero vanigliato. La frutta candita ce la metto adesso, perché adesso praticamente andremo a mettere insieme i due impasti. Io vi faccio vedere, prendo la farina. Ecco qui, adesso uniamo all'impasto di grano cotto tutta questa crema di zucchero, uova e ricotta. Ecco qua. E poi ci aggiungiamo anche la frutta candita, i canditi. Io ho messo insieme, ho indicato 90, ma vanno bene anche 100 grammi.
ed è arancia candita e cedro candito. E adesso misceliamo tutto questo impasto, che viene proprio tipo come se fosse una crema con tutti questi pezzettini di grano cotto, di frutta candita, ricotta e quant'altro. È proprio una crema molto, anche abbastanza liquida, perché poi questa cuocerà in forno insieme alla pasta frolla della pastiera. Adesso ci vediamo per il prossimo passaggio. Eccoci qua. Allora adesso continuiamo ad assemblare la nostra pastiera. Allora abbasso l'inquadratura così vedrete meglio anche i vari passaggi. Allora, come vedete, io ho preparato in una teglia dai bordi alti, noi lo chiamiamo il ruoto giù, ho messo i 2/3 della pasta frolla, l'ho fatta con le mani, ho fatto anche un bordo molto alto perché deve accogliere tutto il ripieno. 1/3 l'ho messa da parte. Adesso verso in questa tortiera foderata di pasta frolla tutto questo che abbiamo preparato, questo composto a base di grano cotto, uova, ricotta, zucchero, frutta candita e quant'altro, ma ve l'ho spiegato nella fase precedente. Come vedete si è quasi riempita. Adesso con la restante pasta frolla ho preparato delle striscette schiacciate. Io non amo farle con la rotellina dentellate, mi piacciono così, schiacciate, semplici, e le mettete a mo' di crostata. Vedete? Le mettete così e togliete la parte eccedente. Anche di qua ne mettiamo un'altra. Togliamo quello che non serve, con le dita schiacciamo, e ancora anche di qua. E adesso con queste qui fate così, una cosa di traverso, perché è ancora più bello fatto in questo modo, messa di traverso in questo modo qui. Ancora un'altra la mettiamo di traverso così. E questa qui la mettiamo così. Ecco qua. E poi magari una più piccola la possiamo anche mettere di qua. E io direi che va benissimo così. Allora, adesso la pastiera deve andare in forno a 190 gradi per una cinquantina di minuti, però diciamo che dovete anche controllare se la pasta frolla è ben dorata. Quindi ci vediamo al prossimo passaggio. Nel frattempo adesso alzo l'inquadratura, nel frattempo io vi dedico un momento musicale. Tu sei una cosa grande.